Si fa presto a dire raccolta differenziata. C'è chi vuole rispettare le regole, ma non è messo in condizione di farlo. Succede al noto negozio di bici Lenzi Bike in via Po a Prato, che offre anche un servizio di officina. I titolari hanno contattato la nostra redazione per denunciare pubblicamente l'odissea in cui sono finiti per poter smaltire in modo corretto i copertoni e le camere d'aria vecchie usati. In sostanza, il gestore pubblico non li ritira più perché sono rifiuto speciale, il privato neanche perché non è un'officina meccanica o un gommista per auto e camion. Con questa raccolta differenziata abbiamo iniziato a chiedere informazioni alle aziende di settore, sia pubbliche che private, per poter smaltire le gomme delle biciclette. E per ora abbiamo trovato le porte chiuse ovunque. Abbiamo fatto chiamate, abbiamo mandato delle mail dove abbiamo dichiarato che poi la nostra mole di lavoro è cresciuta in questi anni e quindi ci troviamo tante gomme da smaltire, ma non sappiamo assolutamente dove poterle portare. Una beffa per chi vuole rispettare le regole e l'ambiente. I privati praticamente dicono che le quantità che abbiamo non sono, diciamo, non raggiungono quelli che sono i numeri per poter fare una raccolta differenziata e quindi non possono venire. Noi siamo disposti anche a spendere dei soldi, cioè, non è che diciamo, pretendiamo che questo servizio ci venga fatto gratuito, però che non ci venga chiusa la porta in faccia così alle prime chiamate, alle prime mail. Anche per chi ha un senso civico fortissimo e le migliori intenzioni, il desiderio di arrangiarsi diventa reale. Però se la situazione continua in questa maniera, noi siamo costretti a dover fare dei sacchi e doverli portare dove c'è la raccolta indifferenziata e quindi creare ancora più danno a quello che è tutto il lavoro poi nei turbini che fanno, diciamo, lo smaltimento.